arrivati alla giornata conclusiva di questo 51esimo congresso nazionale dei donatori di sangue. Si può dire veramente un successo, a parte il tempo che infierisce continuamente sulle giornate finali? Ma il tempo vuole essere protagonista, però vedi che ci lascia gli scampoli per poter continuare a essere presenti in piazza con la gioia e con la partecipazione di tutti questi donatori. Oltre 10.000 persone in piazza per testimoniare gioia, partecipazione, volontà di partecipare alla costruzione della società, e anche sorrisi e dono, generosità. Ecco, io credo che queste testimonianze siano un dono per Genova, una testimonianza proprio di volontà, di impegno e di voglia di costruire quell'Italia che vogliamo. Genova è una città molto importante e adesso sta vivendo un momento particolare, però visto che i giovani che sono il futuro anche di questo rispondono molto bene. Rispondono perché credono di poter fare qualcosa, rispondono perché vogliono fare qualcosa, rispondono perché vedono che c'è da fare qualcosa. I giovani vanno presi e stimolati, a loro va data fiducia, vanno aiutati a crescere, ma vanno messi in condizioni di poter fare e loro faranno tantissimo. Per questo 51esimo congresso, oltre naturalmente al presidente regionale Russo che ha avuto un lavoro enorme, c'è qualcun altro da ringraziare? Io ringrazio tutto il mio staff, a partire dai miei collaboratori di segreteria, ma il mio vicepresidente Massimo Lafaia, che ha diretto magistralmente questa giornata, il vicepresidente Bottino, vicepresidente regionale, e poi tutti coloro che ci hanno aiutato, compreso, e quindi un elogio particolare per il sindaco Ceusino, il presidente nazionale, al quale adesso credo tu farai qualche domanda, e comunque voglio dire, e poi Genova con la sua accoglienza, con la sua bellezza e con la sua criticità, no? Nella sua capacità di accogliere silenziosamente ma discretamente. Ecco, Genova è una città discreta che però sa capire i valori e anche oggi ha dimostrato di poterlo fare. Con la ringrazio. Grazie. Presidente, due parole. Abbiamo parlato adesso col presidente regionale, ora siamo arrivati alla giornata conclusiva. Cosa possiamo trarre come conclusioni? Un ottimo congresso, un momento importante di confronto, di crescita, la FIDAS si dà nuove regole per assicurare ai donatori un trattamento uniforme su tutto il territorio nazionale e poterli sempre accogliere come in questo momento di una grande sfilata per il grande gesto di solidarietà che essi compiono e l'importanza che svolgono come attività per i nostri ammalati. Grazie. Quest'anno si è parlato molto di giovani, ho sentito. I giovani sono veramente il nostro oggi e la certezza che avremo tramite loro la continuità della nostra attività. La ringrazio. Grazie.